Amanti dello stile, ben ritrovati sul canale YouTube di AB Style Magazine. Io sono Enea e oggi parliamo di una moto molto particolare. Siamo con la BMW R19 nella Special Edition 100 Years. Sì, perché quest'anno BMW Motorrad festeggia il suo centenario. E quale occasione migliore per portare una moto così in una location speciale? Siamo alla città fantasma di Consonno, ma prima di iniziare col video, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di AB Style Magazine e cliccare sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre storie di stile. E adesso, sigla! Siamo a Consonno, la città fantasma. Questo borgo negli anni 60 sarebbe dovuta diventare la Las Vegas della Brianza, ma poi una frana lo isolò completamente e ora si trovano solamente i resti del sogno di un eccentrico imprenditore della zona. Insomma, un luogo ricco di fascino particolare e di storia. Ecco perché questo è il set ideale per parlarvi di una delle due moto che celebrano il centenario di BMW Motorrad. Correva il dicembre del 1922, quando Max Fritz, il capo progettista di BMW, iniziò il progetto della prima moto in scala reale. Sin da allora il protagonista era il motore boxer. Poco meno di un anno dopo, nel settembre del 1923, BMW presentò la prima moto, la R32. Dal 1923 il marchio ha fatto tantissima strada. 1923 sono proprio gli esemplari di questa serie limitata e qui abbiamo il numero 1. La BMW R19 presenta uno stile sobrio che prende ispirazione dai 100 anni di produzione del marchio e il classico design da roadster. Infatti la seduta è retta, il serbatoio compatto e le linee eleganti. Immancabile il motore boxer a due cilindri, raffreddato ad aria olio da 109 cavalli. Ma nella versione 100 Years sono disponibili una serie di optional e soprattutto la superficie presenta un concept ricercato. In primis trovo bellissimo il gioco di vernici e cromature su questa BMW R19. La cromatura è realizzata con uno strato di rame, nickel e cromo a finire, il che la rende molto resistente e lucida. E l'utilizzo del cromo era la firma dei designer già dagli anni 20. Il serbatoio presenta una combinazione di nero con cromo e un doppio filetto bianco, lo stesso che si trova anche sul parafango anteriore. Mentre nella zona delle ginocchia troviamo le protezioni. Molto particolare e sinonimo di alta gamma, la sella bicolore nero bordeaux. Molto belli anche gli scarichi a Krapovic.
Questa BMW presenta diversi componenti neri, come lo snorkel della presa d'aria e alcuni componenti dell'Option 719, di cui vi avevo già parlato l'anno scorso nel mio test ride. L'edizione del centenario include l'Option 719 Classic per le ruote, con cerchi anodizzati neri, il pacchetto di parti fresate shadow per coperchi della testa del cilindro, coperchi del carter motore, supporti per la sella, tappo di riempimento dell'olio e il pacchetto di parti fresate Option 719 Shadow 2, composto da leve al manubrio regolabili, un sistema di poggiapiedi, i coperchi del serbatoio del liquido freni e specchietti fissati alle estremità del manubrio. Questa edizione speciale è stata pensata da BMW per divertirsi in strada tutto l'anno. Infatti sono stati inclusi alcuni optional per il comfort e la sicurezza. Tra questi, le luci di svolta adattive e il pacchetto comfort con manopole riscaldate, cruise control e driving mode pro. La R19, così come la R18, fa parte della gamma Heritage di BMW Motorrad e questa edizione limitata Under 100 Years rende omaggio nel miglior modo alla storia del brand, con il suo inconfondibile motore boxer. Bene, io sono Enea, siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un bel like. Per qualsiasi domanda su questa moto, lasciate pure un commento qui sotto. Cosa non meno importante, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Abistel Magazine. Ci vediamo alla prossima. Ciao!